spesso e volentieri ci viene consigliato di bere 2 litri, 2 litri e mezzo di acqua al giorno, ma servono realmente al nostro organismo? Non ci sono fonti scientifiche che affermano questo. Quindi che cosa vuol dire? Ci viene detto però devi bere, bisogna bere tanta acqua, il corpo ha bisogno di idratazione. Sì, sicuramente. Il nostro corpo ha bisogno di idratazione. Però in una persona normale, parlo di un soggetto normale che svolge una vita normale, scusate se mi ripeto, quindi va a scuola, studia, va al lavoro, svolge una vita normale. Non occorre bere un quantitativo così alto di acqua, se ovviamente c'è un'alimentazione corretta. Per alimentazione corretta, in questo caso, si presuppone un apporto di verdure nella norma. In particolar modo verdure a foglia verde. Quello che ho sempre ribadito negli anni non vi ho mai consigliato di bere 2 litri, 2 litri e mezzo di acqua al giorno. Quello che vi ho consigliato è di non dimenticarci di bere, perché spesso e volentieri le persone fanno questo. Quindi portarsi con sé una bottiglietta, andare, se state lavorando, ci sono i distributori automatici, prendere una bottiglietta e bere, sorseggiare ogni tanto, ma il discorso è quello di imparare sempre a sentirci, ad ascoltarci, di non arrivare con o sete, perché quando si arriva a quel punto è perché siamo già in disidratazione e questo non è un bene per il nostro organismo, perché l'organismo, noi siamo composti d'acqua, quindi dobbiamo bere, ma non in maniera eccessiva. Sì, però dice Ezio, tu quando vai in bici ci dici di bere tanto spesso questo, quell'altro, eccetera. Allora, il discorso cambia se noi dobbiamo affrontare degli allenamenti di endurance. Se dobbiamo andare, sapete che insomma io pratico ciclismo, bodybuilding, eccetera. Quindi, se dobbiamo affrontare un discorso di endurance, quindi dobbiamo andare in bici e dobbiamo stare fuori 2 ore, 2 ore e mezzo o 3 ore, è chiaro che il discorso cambia. Abbiamo la nostra borraccia e dobbiamo bere. Quello dovete sentirlo voi, però non anche lì non dimenticarsi di bere, perché comunque nella prestazione sportiva, essere ad un certo livello di prestazione sportiva, dobbiamo idratare al meglio e al massimo il nostro corpo, perché se non facciamo questo le nostre prestazioni poi diminuiscono. Altro discorso, se frequentiamo la palestra, quindi se ci alleniamo con i pesi, in sala pesi, devo bere, non devo bere, quanta acqua assumere, semplice. Dobbiamo anche qui imparare ad ascoltarci. Non è uno sport a lunga durata, è uno sport dove, tra virgolette, si suda di meno. Dipende dall'intensità dell'allenamento. Quindi in base a quanto ci alleniamo, allora dovremo bere. Perché io vedo che ci sono comunque ragazzi che si portano la bottigliettina e bevono, perché c'è questa cosa comunque che devo per forza bere. Non è necessario bere litri e litri d'acqua. Quando ho sete mi idrato, perché come vado a sottolineare, il discorso è l'idratazione del corpo. Quindi in una sessione di un'oretta e mezza in palestra, se bevo un sorsino d'acqua ogni tanto va bene, ci sta, ma non è che devo farmi fuori un bottiglione. Personalmente quando mi alleno bevo molto, ma perché io sono fatto così, cioè a me, io se mi alleno sento che proprio ho necessità di bere. Questo sia che si parli di stagione invernale che stagione estiva, perché si può pensare che le cose siano differenti, siano distinte. Il discorso, lo sottolineo un'altra volta, scusate, il discorso è l'idratazione. Quindi se fa caldo è chiaro che sento la necessità di dover bere. Se fa un pochettino più fresco sento la necessità di bere meno, però non mi devo dimenticare di bere, giusto per ritornare sempre al discorso. La base, il consiglio mio, qui dove ci tengo a sottolineare, è proprio di non dimenticarsi, perché lo vado a ribadire, l'idratazione è importante. Nel momento in cui mi alleno in palestra è automatico che assumo una maggiore quantità di proteine. Quindi le proteine, quindi se mangio carne, petto di pollo, fese di tacchino e quant'altro, vanno a produrre un affaticamento dei reni, dello stomaco, del fegato. Insomma, c'è un affaticamento. Ci sono studi scientifici. Quindi, è lì è consigliato bere un pochettino di più.
Poi ci sono i miti da sfatare che non si beve mentre si mangia, mentre mangio non devo bere, devo bere dopo perché altrimenti il cibo, i macro e i micronutrienti non vengono assimilati. Non è assolutamente vero. Si deve bere nella giusta quantità quando ho sete, sempre il discorso di prima. Sto mangiando, se ho sete, bevo. Se voglio bere un bicchiere di vino a pranzo e a cena, apro la parentesi, vado un attimo fuori tema, ma neanche tanto, lo posso bere, ci fa bene. L'importante è non esagerare. Quando leggo che appunto bisogna bere 2 litri, 2 litri e mezzo d'acqua al giorno perché ha la cellulite, perché comunque aiuta a perdere la cellulite è una malattia, quindi si cura in un altro modo. Sicuramente bere ci aiuta, ma non necessariamente bevendo una determinata, cioè un tot, un range di liquido, un range di acqua. Si parla sempre, bevi 2 litri e mezzo di 2 litri di acqua al giorno, perché altrimenti non fa bene. È per questo che faccio questo video. Non è obbligatorio, non c'è nessuna fonte scientifica, sottolineiamolo, che, come ho detto all'inizio video, che afferma questo. E riassumendo, in base poi allo sport, se sono una persona normale, non ho necessità di bere tantissimo, l'importante è che mangio frutta e verdura, questo è un altro discorso, come ho detto anche prima, quindi sto facendo un riassunto. Se sono uno sportivo avrò necessità di bere più, di bere maggiormente, ogni caso è a sé. Sfatato questo mito, spero di essere stato esaustivo, lasciatemi scritto qua sotto i vostri pareri, quello che ne pensate, eccetera eccetera. Non lo dico mai, però vi esorto a farlo. Iscrivetevi al canale, qui sotto c'è un tastino rosso, cliccate perché tanto l'iscrizione non costa nulla, sia sul mio canale che per i canali altrui. Attivate la campanellina che c'è qui per rimanere sempre aggiornati sui video che posterò. Io vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao!